Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti, tutti quanti, tutti coloro che si sono collegati con questo evento digitale di Sharper 2020. Una edizione digitale, quella di quest'anno, dovuta naturalmente a quanto ci sta accadendo da alcuni mesi. La pandemia ha dovuto far ripensare naturalmente anche questa bellissima iniziativa che da tanti anni all'Aquila si è svolta nella piazza principale, rianimando il centro storico, riportando le persone a rivivere le vie e le piazze del centro storico dell'Aquila, come tutti sappiamo, danneggiato e che sta rinascendo in questi ultimi anni dal terremoto del 2009. Lo stiamo vivendo quest'anno in maniera digitale, ma sempre con gli stessi argomenti interessanti e bellissimi che ci portano dentro un mondo spesso sconosciuto e più, ma che è un mondo molto molto affascinante. Un mondo che non si scontra, anzi si incontra, si penetra, si compenetra con altri mondi. Questa è l'idea della chiacchierata che ci faremo in questa oretta insieme con, li saluto subito, il professor Francesco Vissani, il professor Stefano Ragazzi, il professor Franco Fiorillo e Enrico Magnani, che è l'artista che conosceremo e che, di cui sveleremo qualche sorpresa che magari riserveremo poi più in là nei mesi prossimi. La scienza nell'arte e l'arte nella scienza. Questo è il titolo generale dell'incontro di questo che abbiamo appena iniziato. Perché? Perché arte e scienza spesso sono state presentate nel corso dei secoli come mondi paralleli. In realtà si sono sempre incontrate, scontrate, si sono scambiate suggestioni e considerazioni e dagli scienziati sono nati anche artisti, come vedremo poi in seguito, dagli artisti, perché no, tanti sono stati gli scienziati nel corso della storia, uno per tutti, Leonardo da Vinci, che rappresenta veramente l'apice per tutti noi, inarrivabile ancora oggi. I più grandi scienziati, secondo Einstein, che è una frase che citeremo tantissimo, penso, in questa chiacchierata insieme, i più grandi scienziati sono anche artisti, ma io mi permetto di aggiungere che anche i più grandi artisti sono stati e sono scienziati, se non altro perché hanno sperimentato tecniche e modus operandi. Io voglio cominciare stasera subito con Stefano Ragazzi. Ci diamo del tu perché abbiamo detto che vogliamo farci una chiacchierata molto amichevole, molto tranquilla su questi argomenti, anche per farli diventare un po' più familiari, un po' più vicini a tutti noi, alla quotidianità di ognuno di noi. Stefano Ragazzi è stato direttore del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, io l'ho conosciuto come direttore, mi fa un po' così darti del tu, però abbiamo deciso che ci daremo del tu e questo sia ed è molto bello, devo dire. Stefano, io ho letto un po' le tue biografie, appunto i neutrini sono stati al centro e sono al centro del tuo lavoro, ma come l'arte influenza anche il tuo modo di operare, la tua ricerca, il tuo essere anche fisico, ricercatore, scienziato, se c'è un'influenza. Sicuramente l'arte Stefano, ha alza un po' la voce. sì, scusa. Ok. Sicuramente l'arte ha influenza sul nostro modo di essere scienziati, perché l'arte, a mio parere, in maniera diversa affronta quello che è il nostro, diciamo, il problema della scienza, il problema dell'uomo scienziato, cioè chiedersi, cercare risposte che noi chiamiamo scientifiche al cosa c'è oltre a quello che noi percepiamo tutti i giorni. Dato che quello che io percepisco nell'arte è la ricerca, è anche la ricerca in modo diverso,
con un approccio differente, ma la ricerca alla risposta a cosa c'è al di là, cosa c'è oltre quello che ci serve e che vediamo tutti i giorni. Il dialogo, la sinergia, si direbbe oggi, tra arte e scienza è innegabile. Detto in termini un po' brutali, sia arte che scienza si occupano di ciò che non è necessario. In fondo cosa ci importa? Sapere che tra 100.000 anni il sole brillerà ancora come brilla oggi. Nessuno di noi, né dei nostri figli, né dei nostri nipoti, ha ammesso che tra 100.000 anni ancora ci sarà. Eppure noi, con strumenti scientifici, l'arte, attraverso altri percorsi, va oltre. Adesso ho fatto un esempio banale di un oltre temporale a un tempo di vita dell'umanità. Quindi è questo aspetto profondamente umano di chiedersi, di cercare di indagare su ciò che non influisce immediatamente sulla nostra quotidianità. Stefano, ma quanto è necessario invece ciò che non è necessario, anche nella quotidianità, no? Perché poi alla fine, ecco, in momenti come quelli che stiamo vivendo, rinchiusi tutti nelle nostre case, quello che non è necessario ci manca più di ogni altra cosa. Sicuramente. L'inutile è quello che manca, ma è parte dell'umanità la necessità dell'inutile, secondo me. Cioè, toglierci perché temiamo l'abbruttimento, perché se lasciamo all'uomo lo stretto necessario, non distinguiamo più l'uomo da un qualunque altro animale. E scienza e arte sono, a mio giudizio, ciò che pongono l'uomo su un piano diverso rispetto a un qualunque altro animale. Sul fronte invece dello sguardo verso il futuro, secondo te l'arte, la scienza lo sappiamo chiaramente, o lo intuiamo, no? Che comunque lavora e guarda al futuro in ogni suo momento, ma questi due campi, questi due settori del sapere, della cultura, della ricerca o dell'umano, secondo te vanno di pari passo? Cioè, riescono entrambi a disegnare un futuro possibile per l'umanità, per l'uomo? Esplorano un futuro. Poi il disegnarlo forse sta ad altri. Però esplorano un futuro, esplorano esplorano il possibile, adesso forse l'arte esplora il non conoscibile, anche la scienza è per sua natura vincolata al conoscibile potenzialmente.
Grazie Stefano, ti ricoinvolgerò insomma, nel corso di questa ulteriore chiacchiera che ci stiamo facendo, perché adesso voglio chiamare Franco Fiorillo, il professor Franco Fiorillo, Franco docente all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Noi abbiamo cominciato anche insieme questa collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, io mi occupo della comunicazione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Abbiamo cominciato questa collaborazione con Sharper 4 anni fa, più o meno, e mi ricordo che il primo anno nelle riunioni che si facevano c'era un po' di timore, no? Avvicinarsi ad un evento come questo. Ma secondo me, invece, quel lavoro che è stato fatto e che con lungimiranza Roberta Antolini ha voluto nel coinvolgere appunto l'Accademia di Belle Arti nell'organizzazione della Notte dei Ricercatori, ha ancora di più fatto capire e collegato questi due mondi e fatto capire che vanno insieme, vanno a braccetto, si completano anche l'uno con l'altro. Secondo te è così? Franco Fiorillo, volevo dire solo due cose, no? Perché poi tu sei un artista anche oltre ad essere un docente all'Accademia di Belle Arti e mi piace solo ricordare che al di là delle tantissime mostre che hai fatto un po' in giro per l'Italia e anche fuori, ma le collaborazioni con nomi come Joseph Kossuth, Enzo Cucchi, Michelangelo Pistoletto, Gianmarco Montesano, insomma, e poi gli interventi a Biennali di Venezia, ecco, cioè il tuo punto di vista in questo caso, un punto di vista alto anche su questo tema che stiamo affrontando questa sera. Intanto grazie, buonasera a tutti. Sì, diciamo che, come dicevi anche tu, il primo coinvolgimento in Charter, come artista ho sempre lavorato anche sulla scienza, soprattutto sulle bioluminescenze, quindi tutto quello, diciamo, che è il mio passato artistico comunque un po' mi vedeva, come si dice, immerso in questo, anche in questo campo. Diciamo che per quanto riguarda il rapporto con Sharpe, vabbè, poi ne parlerò, ho preparato una mini relazione e anche una delle slide, diciamo, che possano essere un po' esplicative. Chiaramente non è una carrellata di tutti i rapporti tra arte e scienza, sarebbe infinito perché comunque c'è questa connessione forte. Franco, prima di cominciare però voglio chiederti la stessa cosa che ho chiesto a Stefano. Esplorano un futuro possibile entrambi allo stesso modo? Ma diciamo, io spiego anche spesso anche ai miei collaboratori e ai miei studenti che l'arte è specchio della propria contemporaneità. Questo significa che quindi legge la contemporaneità, digerendola, se si può dire questo, se può utilizzare questo brutto termine, e restituendola in maniera differente, naturalmente. Questo vale anche per la scienza, perché la scienza è chiaramente, anzi, vede un po' nel futuro, no? Questo ce l'insegnano Keplero, Galileo, no? Ma tutti, un po' tutti, no? Quasi sempre osteggiati dalla contemporaneità, che dicono: ma dai, stai di una stupidaggine, non è possibile, insomma, che si possa fare questo, si possa comunicare senza un filo. E sì, si comunica senza un filo, diciamo. Si fanno tante altre cose che sembravano delle sciocchezze. Porelli, insomma, gli hanno menato forte a questi poveri scienziati nella storia. Ecco. Vabbè. Bene, allora, arte e scienza dal punto di vista di un artista. Allora, uno dei problemi che voglio anteporre, diciamo, a questa breve chiacchierata, sono i binomi di relazione che ci sono tra le discipline umanistiche e le discipline scientifiche. C'è una rassicurante agiatezza della connivente confusione generata da invece distinti rapporti tra arte e scienza e arte e tecnologia. Cioè, in genere si fa un po' di casino in quest'ottica. Tuttavia, prodotta l'originaria interpretazione di tecne che racchiude in sé arte ma anche tecnica. Anche nel latino ars convivono in effetti due concetti di creatività artistica, nel senso più lato, associati però a caratteri più pragmatici propri invece della tecnica. Le basi di questo rapporto possiamo trovare sul binomio proporzione simmetria, altresì alla base della scienza moderna. E il partenone. Sì, esatto. Un dato di fatto è l'acquisizione da parte dell'artista di formule strumentali alle pratiche artistiche,
carbonatazione, ossidazioni, soluzioni, studi prospettici, geometria, leghe, metalliche, temperatura, studio dell'atmosfera, anatomia, fisiognomica, zoologia, botanica, mineralogia, fisica, astronomia, tutte pratiche perfettamente identificabili nelle opere d'arte. Da Leonardo a Michelangelo, a Cesare Bonestell, a Miró e un sacco di artisti, insomma. E poi ci sono i canoni estetici, egiziani, greci, rinascimentali, moderni e comunque universali, che vengono applicati comunque alle arti. Diciamo che per esempio i canoni, penso al canone di Frisch, no? Che sostanzialmente sono delle formule fisiche in alcuni casi. Questo per esempio è uno schizzo, diciamo, di Galileo. Spesso abbiamo parlato di anatomia. I trattati di Dürer, per esempio, altro artista scienziato, oppure Piero della Francesca e tutti quelli a seguire attingono a piene mani dalla scienza. Per esempio la Sezio Aurea, che ha composto tutti quanti i lavori dell'umanità, è l'esempio di come scienza e arte possano attingere ad una ricerca comune di mimesi del reale. La sezione Aura, tra l'altro, è stato sempre un cardine nella ricerca degli artisti, no? Sì, perché è un senso di bellezza che chiaramente è comune, e comunque è stata attinta, diciamo, alla scienza. Insomma, non spiego che cosa sia la sezione Aurea, insomma, perché mi vergogno davanti a tanti scienziati, quindi lo sanno meglio di me. Potremmo dire che comunque questo genere, che questo legame abbia sempre generato la curiosità. Consideriamo che la sofistica antica di 2500, insomma, l'arte, specchio della propria contemporaneità, come dicevo, è la conseguenza del momento storico che attraversa essa stessa, diciamo, percorrendola. Potremmo dire che questo legame abbia sempre generato curiosità. Comunque, diciamo che l'arte ha dovuto modellarsi alla storia, dovendo spesso sottostare alle relative regole, come dicevo prima. Dottrine, regimi, convenzioni, questo ha rappresentato comunque un freno, ma ha contribuito a un percorso parallelo tra tutti quanti i codici espressivi, scientifici e filosofici, che quasi sempre, insomma, vanno a braccetto. In termini di formalizzazione e di parallelismo tra queste ricerche, il Trattato della pittura di Leonardo da Vinci è uno tra i più eloquenti scritti sulla sinergia tra arte e scienza. Vanno di pari passo, possiamo dire, e la compenetrazione tra le due materie è talmente decisa da creare in molti casi interferenze indissolubili, lo è sempre stato in termini di ricerca alchemica, di soluzioni tecniche, estetiche, che insomma corrono parallele. L'esperienza di Usciampiana non rinnega assolutamente il tecnicismo, ma dà invece una chiave diversa, una lettura diversa, diciamo, anticipando formule espressive riconducibili sia alla contemporaneità, ma anche alla multimedialità e alle arti performative. Questa, per esempio, la riconoscete, Marina Abramovic. I ready-made riescono a trasformare l'opera d'arte in altri dispositivi, oggetti da comprendere o interpretare, in quanto non strettamente mimetici nel senso aristotelico. Vabbè, questo qua lo conoscete, in questo caso nei panni del violinista Einstein. Sicuramente la discussione può essere traslata a tutte quante le arti, passando per la musica, che ne è tra le più astratte. Questa è un'opera di Fabio Mauri per la Biennale di Venezia. Parlando di astrazione, probabilmente sono proprio gli effetti della modernità a liberare le potenzialità creative delle inibizioni e delle costrizioni che le hanno incatenate. Proviamo a immaginare, per esempio, Keplero oppure Caravaggio nell'epoca del web, cioè sarebbero stati sicuramente più ricchi, insomma, più famosi anche, no, se vogliamo. Per la contemporaneità. Di sicuro un forte punto in comune è la continua ricerca, la sperimentazione, come dicevamo anche prima, il fallimento e il gioco. Parlo di fallimento perché il fallimento è una parola che fa molto paura, diciamo, in tutte quante le discipline, ma in realtà il fallimento è alla base del cambiamento, quindi anche della sperimentazione di altre strade. I più grandi scienziati sono sempre anche degli artisti, e questa è una frase di Albert Einstein. Altra problematica di rilievo è la ricerca dell'estetica connessa alla percezione visiva, al meccanismo stesso della lettura dell'immagine. Escludendo le nuove e nuovissime tecnologie, che in questo caso non intendiamo scomodare assolutamente, però possiamo affermare che dal trompe l'oeil, dall'optical art, oppure dal photographic realism all'iperrealismo, per esempio di Romuer, si sperimenta il meccanismo della visione, ma anche della percezione, dell'osservazione della natura, la relativa imitazione
minuziosa che costituisce un articolato dispositivo che destabilizza il fruitore. Questa è una scultura, per esempio. Partendo da una precisione scientifica, Ron Newell, l'arte riesce a mistificare la realtà attraverso l'inganno della tecnica, perché chiaramente si avvale anche delle tecniche, delle tecnologie e dei materiali nuovi, naturalmente. La clonazione del modello, prodotta attraverso i secoli, chiaramente con la complicità della bravura, della maestria dell'artefice, mutuata dalle tecniche esecutive, siano esse scultore, pittoriche, grafiche, illusorie, quello che ci pare, possono apparire oggi superate anche dall'impiego delle tecnologie 3D, che vengono messe a disposizione nei più disparati campi, come sappiamo, ivi compresi arte e scienza. In fondo, la trasformazione di processi di modernizzazione dell'arte non è stata necessaria conseguenzialmente all'invenzione della fotografia. Cioè, diciamo che la fotografia ha messo un po' in crisi l'arte e dire guarda, datti una svegliata, insomma, sta cambiando qualcosa. E qui entra infatti il ruolo di artista illustrato. Cioè l'artista, altro elemento che è da considerare nello stretto rapporto tra arte e scienza, è la sinergia tra la figura di artista iconografo e scienziato. In molti casi il ricercatore stesso si trova a dover rappresentare l'argomento trattato attraverso l'utilizzo di tappini di lavoro su cui annotare. Per esempio questa qui è la, beh, insomma, è straordinaria, sono gli appunti radioattivi, no, diciamo. Molte ricerche fondamentali sono corredate da interessantissimi disegni, schizzi, insomma, l'illustrazione scientifica è una dei ruoli lecitamente riconosciuti dagli artisti, è uno dei ruoli. Stiamo parlando chiaramente qui di rappresentazioni per lo più grafiche, ma anche in termini scultorei vanno menzionate per esempio le sculture anatomiche o lo scorticato delle notomie del Tiziano, no, per esempio. Il disegno naturalistico è antichissimo, naturalmente, cioè che è praticato dalle origini dell'arte, non so, Altamira, Lascaux, Chauvet, insomma, le abbiamo sempre trovate, diciamo, anche nelle grotte. Queste sono rappresentazioni, diciamo, naturalistiche. In alcuni casi, tuttavia, l'artista prende il sovravvento sullo scienziato. Per esempio, nel caso dell'anatomopatologo artista Gunther von Hagens, il dottor Morte chiamato, lui propone le plastinazioni di corpi umani reali in forma di sculture, oppure anche animali. In realtà la funzione scientifica e didascalica di questa operazione va a sconfinare una forma di spettacolarizzazione più propria dell'azione performativa che non delle altre più trasgressive pratiche artistiche, insomma. Tornando al ruolo dell'artista iconografo, per esempio, i volumi dell'enciclopedia, queste sono tutte quante opere, abbiamo visto molto realiste, è Cattelan, sì, naturalmente, i volumi dell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, sintesi e pensiero umanista, illuminista naturalmente, arrivano di incisioni particolareggiate. Una sorta di, possiamo dire, di protomotore di ricerca, una specie di Google del passato, un compendio dei saperi universali raccolti in schede e tavole. L'artista è l'uomo che in qualunque campo, scientifico o umanistico, afferra le implicazioni e le proiezioni della scienza del suo tempo. Questo è Marshall McLuhan che lo scrive. Nella 42esima esposizione internazionale, di cui parlavo anche prima personalmente con Corangela, la Biennale di Venezia, nel 1986 fu curata da Maurizio Calvesi ed era intitolata ad Arte e Scienza. Egli presentò un'interessantissima panoramica sulla produzione artistica implicata con la scienza. Alcuni confronti tra immagini fotografiche reali, scientifiche, e relative opere corrispondenti, per esempio con il dripping, diciamo, di Jackson Pollock, erano particolarmente suggestive. Questa, per esempio, è una pietra che sembra quasi, diciamo, una visione da Google Earth. Per esempio la camera di rivelazione di tracce di Carlo Rubbia al CERN era paragonata proprio a un dripping, insomma, cioè ad opere d'arte, ma non più di quanto un'illusione pareidolitica possa risultare, diciamo, riconducibile ad altre immagini non contestualizzate. Questa qui, per esempio, è la classica immagine, diciamo, del volto umano da un pianeta, in questo caso da un satellite. L'aspetto più suggestivo era la visione d'insieme, in quanto una raccolta di opere d'arte assomigliava più a un museo di scienze naturali che a una galleria, lì nella Biennale di Calvesi. Comunque è abbastanza comune la rappresentazione artistica individuare lavori assimilabili all'immaginario scientifico, pur non essendolo, per esempio il caso dell'Arcimboldo, ma anche per esempio nella Melancolia del Dürer, no? che è piena zeppa, insomma, di citazioni, e anche perché lui era pure un matematico.
sì, ero matematico, per esempio le anamorfosi, ma anche la follia, diciamo, nel bestiario e la follia di Bosch. Gli animali in formaldeide, per esempio, passando a Damien Hirst, gli animali in formaldeide, insomma, potrebbero essere collocati tranquillamente in un laboratorio di zoologia oppure di scenografia, insomma, perché sostanzialmente si tratta di, insomma, di analisi, insomma, di animali messe sotto formaldeide, quindi, insomma, con una tecnica, una pratica più propriamente, diciamo, scientifica, insomma. Poi i procedimenti alchemici dell'arte. I ricettari e gli artisti attingono a piene mani ai procedimenti scientifici e come questi seguono schemi fatti di numeri, di dosi, di soluzioni che danno vita a capolavori. È la perfetta conoscenza dei procedimenti a mettere la longevità di un'opera d'arte, a permetterla. Errori materiali commessi durante la realizzazione di un soggetto hanno spesso generato errori fatali per la riuscita dei risultati sperati. La realizzazione non controllata, per esempio l'ossidazione non controllata di un pigmento, oppure il distacco di un affresco, di un cutler non desiderata, potrebbero compromettere la durata dell'opera. Nel Cenacolo di Leonardo, per esempio, no, qui non ce l'ha portato, ma comunque il Cenacolo di Leonardo, il Giudizio Universale di Michelangelo, oppure il ciclo di affreschi di Cimabue, e molti altri capolavori sono considerati al vertice della storia dell'arte, pur contenendo errori di carattere tecnico che la scienza ha rivelato in seguito. Il restauro, insegnato anche nella nostra accademia, è altresì strettamente connesso alla conoscenza scientifica, sia in termini di diagnostica ed osservazione delle opere, sia in termini di intervento conservativo o integrativo. Potremmo dire che questa disciplina necessiti della costanza e delle regole applicate alle pratiche scientifiche, avvalendosi invece delle tecniche applicate alle creazioni artistiche, un ibrido, diciamo. Salto, vabbè, Primo Levi, avevo pensato, insomma, di leggere una cosa di Primo Levi, però voglio dire appunto che il pensiero astratto generato da questa osmosi, arte, scienza, dà vita a uno straordinario universo popolato dalle massime espressioni dell'intelligenza umana. Diciamo che la mia presentazione qui è finita, insomma, volevo soltanto dire che appunto quando la dottoressa Antolini ci presentò questa partecipazione, ci prospettò questa partecipazione, in realtà noi ci spaventammo molto perché dicemmo oddio, ma noi che cosa possiamo fare come Accademia di Belle Arti? Siamo umili artisti. E in realtà ci si aprì un universo perché sostanzialmente ci furono un sacco di cose. Abbiamo fatto per esempio diagnostica sul restauro, abbiamo fatto videomapping, abbiamo lavorato per esempio su un'animazione del Pico Fonticulano, Urban Fit Colors, progetto sui colori sulle terre locali, fatte grazie anche a scienziati, grazie anche a collaboratori di chiarissima fama che ci hanno dato chiaramente una mano, essendo noi, ripeto, umili artisti. Per quanto riguarda l'intervento di quest'anno a Sharper, ci sarà un intervento di Margherita Morgantin, che è un'artista, si può dire, scienziata, vabbè, lei sostanzialmente è un architetto, però lavora sulla luce ambientale, quindi si avvale, insomma, di strumentazioni abbastanza interessanti. Quest'anno ha lavorato appunto con i laboratori del Gran Sasso per questa operazione che si chiama VIP, Violation of the Power Exclusion Principle, ed è il titolo del nuovo progetto appunto che ha proposto Coxing. Sostanzialmente sarà una performance, ci sarà una performance domani sera, questo qui. Ma possiamo seguire quindi domani sera sempre in digitale dalle 21? Sì, sarà una performance che parlerà per lo più di scienza, però insomma non voglio anticipare nulla. Intanto... Sì, Franco, sei stato chiarissimo, un excursus praticamente nei secoli, andando appunto a ritroso, in avanti, in ogni momento. Una curiosità per poi passare al professor Bistani, a Francesco Bistani. Tu hai detto che la fotografia a un certo punto mette in crisi il mondo dell'arte, no? Ma quanto invece gli artisti poi sono riusciti a riscattarsi, no, da quella prima crisi e a creare poi un cambiamento epocale, no? Che nel giro di pochi anni, di un decennio, ha rivoluzionato completamente il mondo dell'arte. Quindi in questo caso, diciamo, la ricerca, la scienza ha sollecitato il cambiamento nell'arte, no? Sì, beh, diciamo è successo quello che è successo anche alla,
alla scienza nel momento in cui si è liberato anche di alcuni committenti pesanti, naturalmente, nel senso che chiaramente se ti pilotano le ricerche tu non puoi fare quasi nulla, cioè hai tutte e due le mani legate, perché se dici una sciocchezza contro Dio, contro il potere, non so cosa, te menano sostanzialmente, insomma, annullano quello che stai facendo. Nell'arte è stato vitale questo cambiamento, perché l'arte praticamente è andata a tutta velocità, proprio a 100 km all'ora, no, a 200 km all'ora oggi, in autostrada, e poi improvvisamente si è trovato questo grosso bivio, perché la fotografia ha detto no, guarda, tu non servi più a niente, perché se volevi dipingere ormai abbiamo una fotografia che è molto più brava di te. E allora l'artista iconografo ha detto Gesù, e come faccio adesso? E poi si è trovato questo grosso bivio, che nel Novecento si chiamano Picasso Duchamp. Picasso è quello figo, quello bravo che sa disegnare, e Duchamp invece è il pensatore, quello che ribalta l'orinatoio e ne fa una scultura sostanzialmente. Questo è stato il grosso cambiamento, reso grazie alla questa ci siamo liberati sostanzialmente da questo grosso peso di dover essere assolutamente iconografi, cioè quelli che disegnavano le facce dei ricchi praticamente, e finalmente abbiamo cominciato a lavorare anche sulla nostra libertà creativa. Grazie Franco. Francesco, professore al Gran Sasso Science Institute. Interessi scientifici che riguardano principalmente i neutrini, la fisica delle astroparticelle, la fisica oltre il cosiddetto standard. Cioè, Francesco, che segni per me completamente profana di queste cose oltre lo standard? Sì, Angela, ti dico, praticamente le ricerche sono le ricerche del laboratorio. Io sono anche dirigente al laboratorio del Gran Sasso da 20 anni, quindi questo è il mio punto di partenza, e sono al GSSI, a questo istituto che hai richiamato, perché ho fatto partire quel dottorato in fisica dopo il terremoto, quindi questo è stato il mio ruolo. Quindi diciamo, ho portato avanti quelle ricerche che diciamo ancora oggi portiamo avanti. Oggi ci sono dei risultati, li avete visto sui giornali probabilmente, che è un bellissimo risultato, ce n'era stato uno altrettanto bello poco fa. Quindi cosa è successo poco fa? Dacci in anteprima questa notizia, adesso viene fuori la mia anima da giornalista. Possiamo partire la presentazione, non so se è possibile quella presentazione che... Intanto facciamo partire la presentazione. Ne parlo proprio in questa relazione. Sì, quello che è stato fatto è stato ottenuto un risultato bellissimo. Detto in poche parole, abbiamo fatto la TAC, abbiamo visto il sole a raggi X, quindi per la prima volta siamo riusciti a dire, a concludere questo dibattito che, se vuoi, è stato sempre con noi dall'inizio dei tempi, no? Di capire come funziona il sole, ed è un dibattito che, se vuoi, si è avviato a soluzione solo negli ultimi 100 anni, non di più, perché diciamo proprio 100 anni fa precisamente Eddington formulava l'ipotesi che il sole funzionasse trasformando gli elementi chimici uno nell'altro, e oggi l'abbiamo dimostrato, se vuoi. Questo è una cosa così semplice e così profonda. Quindi non so se il regista è pronto con la... È una cosa così semplice ma così suggestiva da incantare. Chissà quanti artisti nel corso della storia si sono fatti la stessa domanda, no? Guardando, ma non solo artisti. Impressionando il sole sulle loro tele, per esempio. Non solo artisti, ma se vuoi tutte le culture di tutti i tempi, sai, i dischi solari sono... pattern ricorrenti, no? nelle arti e nelle religioni di tutti i tempi, no? Adesso che so, mi viene in mente la dea giapponese del sole, ma i dischi sumeri, qualsiasi altra cosa. Quindi, cioè, è una cosa che era nei nostri pensieri. Quindi la domanda, per esempio, se il sole sorgerà domani, diciamo, cioè, sai, ce lo insegnavano da bambini come cosa, ma era vero che questo era una delle cose che in qualche modo ci portavano un po' a, diciamo, a riflettere, a ragionare. E quello che ti dico, ne parleremo anche domani in una relazione apposita, questo che Borexino ha fatto è stato veramente di usare una nuova luce, una luce invisibile ai nostri occhi, ma non ai nostri strumenti, che ci permette di vedere il centro del sole, proprio diciamo, il motore del sole. E ti ripeto, sai, lo stupore, la meraviglia che sono comuni sia alla scienza che all'arte, o perlomeno all'arte, alla buona arte e alla buona scienza, perché diciamo, ci sono anche, come appena Franco ha sottolineato molto bene, c'è un'arte che
è una scienza che chiamerei estetizzante, anzi per me anche anestetizzante, perché sono cose noiose secondo me, cioè parlare sempre di cose che in qualche modo mirano più a come dire, a portare la gente a spasso piuttosto che a procedere in una investigazione, in una conoscenza, in un discorso. Ecco, questo direi che non è né buona scienza né buona arte, cioè purtroppo sia l'una che l'altra, mentre invece quello che abbiamo fatto diciamo oggi, che oggi è testimoniato su questo giornale Nature, è indubitabilmente un'ottima cosa, cioè quello di usare le conoscenze accumulate anche da scienziati italiani, perché si parte addirittura da Enrico Fermi, quindi da cose diciamo sviluppate da noi, da Bruno Pontecorvo ed altri, per riuscire a mettere in piedi un apparato che primo nel mondo, proprio qui dove siamo adesso, in Abruzzo, all'Aquila, riesce a sondare e a capire il funzionamento del Sole. Magari non è forse una cosa che ti sorprende come chissà quale cosa misteriosa, diciamo, aspettavi, però a me non sembra cosa da poco. Cioè, è una cosa molto, molto bella, molto affascinante. Complimenti, perché veramente dall'Aquila stanno uscendo tantissime cose che ci rendono anche orgogliosi del lavoro che state facendo. Mentre parlavi, Francesco, mi veniva in mente, chissà se Monet, quando ha dipinto l'Impression de Saint Levant, che ha dato il là a tutto il cambiamento, magari ha pensato, ma come funzionerà questo disco che appunto cambia colore ad ogni momento della giornata, no? Angela, non lo so, però diciamo quello che, diciamo, forse una cosa volevo aggiungere a quello che ha detto Franco, è questa, cioè che stando l'arte quando la scienza, da quello che diciamo mi risulta, sono diciamo nascono in Grecia, no? Quindi se pensiamo per esempio ai bronzi di Riace, io che sono tra l'altro da noi a Reggio Calabria, non sono opera di Pitagora di Reggio, non sono meno belli delle statue di Michelangelo, anzi con tutto il rispetto di Michelangelo, secondo me sono altrettanto belli, non mi sbilancio, però diciamo chi li ha visti secondo me deve riconoscere che c'era anche una conoscenza nella metallurgia, in queste cose, e se confrontiamo l'arte greca con quella romana, che invece aveva uno scopo celebrativo, se vuoi mirava per l'appunto certo, a cosa, diciamo, questo ci fa pensare per l'appunto che il rapporto tra arte, scienza e società è abbastanza sottile e ci fa interrogare anche su noi stessi. Noi a chi siamo più vicini? Ai greci, che in qualche modo si curavano ed erano creativi e si curavano della crescita dell'individuo, oppure ai romani, che in qualche modo usavano questi strumenti per in qualche modo tenere una società sotto controllo? Ecco, volevo solo aggiungere qualcosa al punto che Franco ha elaborato molto meglio per il periodo successivo. Volevo ricordare che in verità il dibattito è antico. Sì. Il dibattito è antico tanto quanto l'uomo, secondo me. Sì, Francesco, anche con te appunto questo rapporto, visto sotto il profilo dello scienziato, com'è? Come si legge poi nel corso dei secoli, anche adesso, oggi, che le tecnologie hanno comunque ancora una volta tolto tutti i piani, cioè fatto saltare tutti i piani, tutte le certezze che avevamo, no? Perché nessuno si aspettava magari 15 anni fa quello che sarebbe accaduto con i social. Certo, però sai, a me sembra che, se vuoi, i punti di riferimento sono sempre quelli. Arte e scienza, no, sono discipline, sono cose che riguardano l'uomo e la società in cui vive, no? Quindi diciamo, il dibattito, per quanto difficile, impegnativo e anche penoso, no? Perché come avete ricordato della fotografia, è un dibattito ineludibile. Noi diciamo che queste tecnologie vadano avanti, che noi dobbiamo reinventare quello che è l'arte, quello che è la scienza, è necessario, è una cosa. E poi diciamo sicuramente possiamo sentire questa vertigine, ti uso una parola che di Pascoli, no? Che ti ricordi la sua vertigine nell'immaginare diciamo la terra che ruotava, però questo reinventare però non è solamente, cioè diciamo non dobbiamo vedere solo questo senso di vuoto, noi secondo me dobbiamo essere in grado anche di capire che so che la scienza o l'arte possono contribuire fortemente alla serenità dell'uomo, al suo benessere, no? Cioè se guardiamo adesso, io non sono diciamo uno che diciamo dice ok, finalmente abbiamo salvato
l'umanità con questo vaccino, però sicuramente riconosco che c'è uno sforzo importante, che ci sono vari vaccini in competizione, quindi ok, questo non, forse con l'arte non ha subito direttamente molto a che fare, però è una cosa che secondo me non dovrebbe, dovremmo valutarla per quello che significa, no? Cioè abbiamo un'umanità complessa, difficile da capire, contraddittoria, però anche diciamo emozionante sotto tanti aspetti. Da capire anche con l'arte e con la scienza, chiaramente. Francesco, tu avevi preparato un PowerPoint, qualcosa da vedere insieme? Eccolo qua. Ho preparato, e, diciamo, però i punti li ho già toccati tutti, non so se... No, 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 va benissimo. Una domanda anche per te, come per Stefano all'inizio. Quanto influisce sul tuo lavoro l'arte, il mondo dell'arte, quello che le immagini che magari guardiamo tutti ogni giorno? Per esempio, l'immagine dell'opera di Cattelan di Papa Wojtyla è una di quelle che riconoscibili ovunque ormai, no? Nonostante fosse di pochi anni fa, relativamente pochi anni fa. Beh sì, sai, io penso che, guarda, ti aggiungo, come capisci, no, diciamo, c'ho questa fissa, no, della cultura greca, no, come riferimento, no? Io penso che un altro elemento forse da tenere in conto è quello dell'etica, no? Cioè io penso che l'arte, la buona arte, la buona scienza in qualche modo sono delle cose che ci chiamano a essere migliori di quello che siamo, no? Quindi in questo senso sono diciamo punti di riferimento, ma cioè, hai nominato giustamente certe forme artistiche, però insomma la musica, il teatro, certo. Di nuovo a Pitagora, abbiamo parlato della sezione d'aurea, ma possiamo ricordare il canon, no? da cui nasce la scienza, tra l'altro Pitagora, anche quest'altro Pitagora era in Italia, era a Crotone, no? Dove lavorava, questo forse non, diciamo, sono il tipo di cose che mi piace ricordare, e sei regista, non so, ha messo già le trasparenze, io andrei, non so se le possiamo... Sì, vediamolo... Allora ti dico, quindi vi ho già detto, no, del fatto che questi sono i bronzi di Riace e sono impressionanti per chi li visita, no? Sì, sono di una bellezza anche esagerata, devo dire. Esagerata. E di nuovo la scienza di nuovo nasce in Grecia, no? Poi se vuoi scienza, questo il teatro di Platone, no? È un, forse una prima elaborazione, è quello che è vicino, invece è un'opera del 600 italiano, no? che ritrae Archimede, come vedete è piena di rispetto, no? di considerazione, quindi quando rinasce nel rinascimento diciamo artistico, in verità c'è anche un rinascimento parallelo scientifico, come ecco ricordavo, qui volevo dare degli spunti per un dibattito, non è la stessa cosa per l'arte romana, nonostante noi amiamo mettere insieme, e in parte sicuramente sono stati insieme forse nel periodo dell'ellenismo, ma l'arte romana, in verità, come vediamo qui, per esempio, ricordato da Vicky, non era gratuita e non era, diciamo, era diciamo, mirata più appunto alla società, a effetti pratici, non tanto alla funzione più che all'estetica. Sforzo, ripeto, all'estetizzante, direi. E la provocazione che volevo proporre era questa, no? Che se noi confrontiamo i due approcci di queste due antiche civiltà con l'arte, no? Ci sono molte differenze, no? In una delle due sono gli individui che danno senso alla società, nell'altra invece è la società che ha senso e gli individui in qualche modo sono schiacciati. Nell'una l'arte e la scienza fioriscono, nell'altra invece languono, no? E una, diciamo, in qualche modo ci sono dibattiti e disaccordi, quell'altra c'è stabilità, però insomma il prezzo da pagare non è piccolo. E altre provocazioni, ma Franco secondo me ne ha parlato molto meglio, cioè ha chiarito ampiamente perché tanto ritardo prima di partire con il Rinascimento, e l'arte come frutto del prezioso lavoro di scienziati e artisti, oppure è una cosa che diciamo serve per le istituzioni che debbono essere riconosciuti. Quindi Duchamp, diciamo, mi avete insegnato che è quello da cui parte, però questo è il nostro Manzoni, in qualche modo è un suo epigono italiano. E questa è chiaramente una provocazione, lui sta dicendo che rimanda al senso dell'arte, ma solo come celebrazione sociale, come fatto, diciamo, sterile. Questo è di nuovo perfettamente equivalente a quello che Franco mostrava, questo è un film che è stato girato al CERN, ma vi dirò la verità, io non l'ho trovato un film che in qualche modo mi ha toccato il cuore, questo mi è sembrato più una celebrazione, ecco, scusate se sono così schietto, un film invece... Che diciamo è stato fatto qui da noi all'Aquila, no? Del nostro amico Daniele Vicari, no? Che lui è reatino, sì. Riguardava Borexino, no? Questo esperimento
di cui lui aveva opinioni molto cattive e le ha rappresentate nel film. Io ho provato in tutti i modi a dirgli che non ero d'accordo, però insomma il film era il suo e lui l'ha fatto. Siccome oggi però per l'appunto parliamo di Borexino e vi volevo parlare in termini un po' apologetici, però ho parlato anche al Comune di Pescara in altre occasioni di Regione della Scienza, perché? Perché ci sono 5 centri di ricerca scientifica, tra cui l'Università dell'Aquila, l'Osservatorio d'Abruzzo che sta a Teramo, e poi il Gran Sasso Science Institute, di cui cortesemente tu mi hai richiamato. E grazie, diciamo, alla collaborazione di questi istituti, il Gran Sasso prima di tutto, questa notizia di oggi, diciamo, si è diventata realtà, questo esperimento Borexino che, diciamo, è un po' vituperato purtroppo in tante cronache, alla fine è arrivato a trovare dei risultati assolutamente impressionanti. Sui giornali di oggi le abbiamo lette, e volevo ricordare che oltre al leader di questo esperimento, che è una persona a cui va la mia enorme stima, Giampaolo Bellini dell'Università di Milano, 4 studenti sono, diciamo, stati formati da noi proprio all'Aquila, al GSSI, come vedete Ilya Drachnev, che è russo, somiglia un po' a Lenin, e Shufeng Ding, il cinese che vedete in basso a sinistra, Daniele Guffandi e Simone Marcocci, che purtroppo non c'è più, sono stati loro che hanno fatto il risultato. E qui questo lo dico un po' forte, e scusate se sembra che voglio mancare di rispetto, ma non voglio mancare di rispetto ai colleghi di Borexino, e voglio solo ricordare che in verità questi per me sono artisti e sono scienziati e sono persone a cui va, diciamo, il mio sentimento e la mia amicizia. Grazie Francesco, grazie per questo, soprattutto per questa notizia che ci hai dato, che naturalmente ha arricchito ulteriormente questa nostra chiacchierata. Chiudiamo, mancano 10 minuti, credo, mi fanno cenno dalla regia, con Enrico. Insomma, con te Enrico Magnani, facciamo un po' veramente la conclusione, nel senso che nella tua ricerca artistica, nel tuo essere anche scienziato, si riassumono questi due aspetti. Perché tu nelle tue opere integri arte, scienza e spiritualità, ma nel senso che l'arte a te serve proprio per tirare fuori quello che ognuno ha dentro, cioè quella parte spirituale, quella parte di lettura interna, no? Di se stessi, che l'arte poi ha più facilità di far uscire. Però tu nasci come scienziato. Il passaggio invece all'arte è stato dettato appunto da questa necessità? E seconda domanda, in te come confliggono, se confliggono, questi due aspetti? Ogni tanto magari. Bene, sono due domandoni. Anzitutto io, vabbè, buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui, anche in maniera virtuale, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Questo mi sembra doveroso. Detto questo, affrontiamo le due domande che, come dici, sono importanti. Guarda, allora, io ho sempre detto, fin da bambino avevo sul tavolo l'atlante atomico e i colori ad olio. Facevo ancora le elementari. Ho trovato queste cose in casa e hanno fatto parte della mia vita da sempre e per sempre. Dico sempre, è un po' come avere il pane e l'acqua, no? Se bevi solo acqua alla fine ti stanchi, se mangi solo pane alla fine ti stanchi. E quindi la mia vita è sempre stata un saltare di qua e di là fra l'arte e la scienza, fino al punto in cui effettivamente 10 anni fa io credevo di aver fatto il salto definitivo passando dalla scienza all'arte, e non è stato così, perché negli ultimi anni la scienza è tornata nella mia vita in maniera, direi, non preponderante, ma comunque in parti uguali, perché quello che è successo con i laboratori del Gran Sasso, naturalmente, questo, come anticipavi tu all'inizio, lo teniamo un po' segreto, dopo magari spendiamo anche qualche parola in più. Sì. È cominciato tutto, e così faccio anche cucio il filo rosso su tutto quello che i miei illustri colleghi prima hanno detto, sui modelli che vanno oltre il modello standard. Tutto è cominciato ad Edimburgo praticamente 2 anni fa, in cui sono stato invitato per una conferenza sui modelli, diciamo, indipendenti. Partecipavano filosofi della scienza, scienziati, fisici, cosmologi, un po' di tutto. Io, grazie a una cara amica, posso anche dirlo, Marilena Strai Bianchi, e grazie a lei, se tutto si è sviluppato nel mondo della scienza
tutto quello che è successo dal 2018 fino ad oggi, e anche grazie a lei, ecco, mi ha portato ad Edimburgo, e a Edimburgo io ho conosciuto un mondo che, dal quale ero lontano un po', sono rimasto lontano un po' di anni, e poi onestamente la cosmologia, l'astrofisica non erano il mio campo di ricerca. Io studiavo e lavoravo nella fusione nucleare, quindi un po' lontano dalle stelle, ma al tempo stesso la fusione nelle stelle c'è, insomma, tutto è in tutto. Ora, grazie a Edimburgo, siamo poi andati al CERN a portare, e questo è stato il primo, diciamo, il primo contatto. Poi nel 2019 ho portato queste opere, le vedete un po' questa serie Supernova, e al CERN a Ginevra, e poi l'anno scorso e quest'anno, diciamo che L'Aquila è stato un po' il centro della mia vita artistica, perché abbiamo fatto una mostra al GSSI, al Gran Sasso Science Institute, e poi ai laboratori nazionali del Gran Sasso. E questa è un po' la sorpresa, che teniamo un velo, diciamo, segnato. Siamo qui anche per dire che con i laboratori del Gran Sasso c'è una collaborazione che si sarebbe voluta divulgare, far conoscere in questo anno maledetto ai noi, ma rimanderemo quando sarà possibile, quando questo Covid-19 ci lascerà in pace, o comunque un vaccino farà sì che noi potremo riprendere la nostra vita normale, perché io credo che poi l'arte, le opere d'arte vanno vissute, non possono essere guardate attraverso uno schermo di un computer, ma vanno esperite proprio, fruite, ma anche toccate. Però non mi hai risposto, Enrico, alla domanda che ti ho fatto. Entrano in conflitto qualche volta questi due settori? Questa era la seconda domanda, giustamente. E allora, la seconda domanda, guarda, io dicevo sempre, quando ho lasciato il mondo della scienza per il mondo dell'arte, naturalmente le persone che venivano, ma anche tuttora, che vengono alle mie mostre, mi chiedono: ma cosa è cambiato? Insomma, una domanda che è giusta, è ragionevole porla. E io dico sempre: ricercatore ero, ricercatore rimango. Questo un po' per riprendere quello che all'inizio Stefano diceva, appunto, sul fatto che c'è questo gusto per la ricerca. Poi, indipendentemente da dove applichi i tuoi strumenti, la ricerca, il gusto per l'ignoto, il gusto... Guarda, uso una parola di Paul Klee, che mi ha colpito, non posso neanche dirti quando l'ho sentita la prima volta o l'ho letta. La parola è l'indicibile. Allora, il gusto per l'indicibile, per il mistero, che poi anche Einstein... guarda, io me le scrivo, io non ho buona memoria, è stato citato e dice, aspetta, voglio leggerti questa frase che di Einstein penso sia molto conosciuta, adesso spero di trovarla. Dunque, ecco, allora, la cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero, è la fonte di tutta la vera arte e la vera scienza. Questa frase detta un po' dalla re degli scienziati, io dico, mette d'accordo tutti, ma non bisogna, come dire, accondiscendere. Penso che siamo tutti d'accordo in maniera molto onesta e molto pulita. Quindi il fatto di essere stato ricercatore, il fatto di essere ricercatore ora su dei domini che, se vuoi, possono sembrare diversi, anche molto diversi, ma il gusto è sempre lo stesso, no? Cercare di allargare un pochino la conoscenza di questa umanità. Ognuno fa il suo piccolo o grande contributo, dà un contributo per spingere un po' questo confine del sapere. Poi che tu lo applichi alla scienza, che si ferma, diciamo, sulla materia, le cose concrete, oppure lo applichi all'arte, che va a toccare anche quelle cose che non sono scrivibili con un'equazione. Io parlo sempre di mi viene in mente un sogno, no? Dico, questo è un altro esempio che faccio spesso. Un sogno è qualcosa che non è scrivibile con un'equazione. Ciò non di meno condiziona le nostre vite anche in maniera profonda, perché un sogno, un bel sogno, un brutto sogno, può influenzare le nostre azioni, la nostra realtà in maniera, diciamo, consistente. Quindi il sogno non è scientifico, ma è reale. Quindi grazie. Ecco quello che volevo dire. La ricerca va anche in questi ambiti.
Grazie Enrico, siamo veramente al limite con il tempo, dobbiamo lasciare spazio al prossimo incontro. Con il tuo intervento ci siamo ricollegati un po' a quello che ci ha detto Stefano Ragazzi all'inizio, cioè entrambi vanno oltre le loro ricerche ed esplorano il futuro, esplorano il mistero, perché il futuro poi è mistero per tutti noi. Ti aspettiamo qui all'Aquila per la tua collaborazione con i laboratori. Speriamo di poterla pubblicare e renderla pubblica presto, perché ne abbiamo tutti una gran voglia, insomma, di togliere. Un gran bisogno, perché quello che non è necessario è molto necessario in questo momento, no? Come appunto diceva anche Stefano Ragazzi all'inizio. Grazie, grazie a Stefano Ragazzi, grazie a Francesco Vistani, Franco Fiorillo, Enrico, grazie ancora, buon lavoro a tutti, grazie a Sharper che ci ha permesso di parlare di arte, di farla, di combinarla anche con la scienza. Buona serata e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a te, ciao. Buonasera, grazie a voi. Buona serata, grazie a tutti voi, ciao Francesco. Ciao. Ciao.